Ciao e ben ritrovati sul mio canale YouTube Aging Guru Channel TV. Oggi vi farò vedere alcune delle novità prodotte da DTD per la stagione di Aging 2023-2024. Vi dico alcune perché procederò step by step, come si suol dire, passo per passo. Le farò vedere man mano che mi arrivano. Nel caso odierno io vi farò vedere le Ballistic Natural. DTD negli scorsi anni ha prodotti queste splendide Ballistic Natural, dove c'è il sargo, c'è lo sgombro verde, c'è l'acciuga, c'è la triglia favolosa, il pargo. Quest'anno ha rinnovato il suo parco di Ballistic Natural con ben altri 4 colorazioni naturali, tutte appartenenti al Mediterraneo. Abbiamo l'oblada melanura, che è l'occhiata, nome latino per definire l'occhiata, pesce che staziona sia in superficie che a fondo, quindi spazia in tutto l'arco della profondità. Abbiamo lo yellowfin tuna, quindi in questo caso un tunny di un tono pinna gialla. Abbiamo il bonito, che è un altro tunny molto bello con riflessi blu verdastri. E poi abbiamo il Painted Comber, che questo è un serranine, quindi un altro pesce che fondamentalmente i calamari possano trovare sia nel fondale come 5, 6, 7 metri, come lo possano trovare a 30, 40, 70 metri. Bene, andiamo a vedere le nuove confezioni come sono impostate, quindi guardiamo quello che è il packaging. Nella parte alta troviamo la scritta Height Quality Squid Jig, la scritta DTD, il cartellino con scritto New, che indica un prodotto nuovo, ovviamente. Ricordo che tutti i prodotti DTD hanno un bollino originali, hanno un bollino olografico sul packaging che li contraddistingue. Oltretutto, qui fra le varie informazioni possiamo trovare quello che è la misura, ovvero un 3.0 che corrisponde a 90 mm, e praticamente troviamo anche il peso 14,5 grammi, nonché l'affondabilità 6,5 secondi per ogni metro. Questa affondabilità è riferita ovviamente al momento in cui il jig, in questo caso la nostra dozzanara, viene recuperata, cioè dopo che è stata fatta la prima gercata per spostare le sferette dalla parte posteriore, quindi quando arriva in acqua con le sfere praticamente nel posteriore, io do la prima gercata, vanno in avanti, allora in quel momento io ho i 6,5 secondi, perché quando le sferette sono poste nel posteriore, nella parte bassa, la totanara scende molto più velocemente, circa la metà di quello che è dichiarato. Ma, e questo fa parte, è naturalissimo, ovviamente. Sempre nella confezione troviamo la scritta appunto ballistica, inteso come proiettile, perché è la totanara che in assoluto viaggia, vola più lontano di tutti, specialmente contro vento. Infatti troviamo che ha un incremento di distanza, questa tipologia di tonara, del 40%. Ciò permette, come vediamo sul fianco, di avere una catching area, cioè un'area di caccia del nostro artificiale, superiore del 96% rispetto ad altre totanare. Nella scritta azzurra c'è scritto che è comunque sound effect, per cui ha un minimo di rattling. Una cosa che invece non è scritta, che sono comunque fosforescenti, il body è fosforescente, è un glow, è un green glow, quindi una fosforescenza verde, che su alcuni modelli traspare di più, su altri traspare di meno, in base ai colori dei tessuti. Poi sul fianco c'è sempre scritto che le pinnette laterali sono fatte in silicone, per un doppio motivo: perché durano di più, sono più aerodinamiche in fase di lancio perché si attaccano molto bene al corpo, e dietro ci sono tutte le spiegazioni su come utilizzarlo nella maniera corretta. Come vedete c'è anche un QR code
che è questo quadratino qua, va semplicemente inquadrato con l'applicazione corretta che potete scaricarvi sul telefonino, e da qui vedete il video che indica come utilizzarlo, oppure potete andare sempre sul mio canale e vedere l'apposito video sull'utilizzo di questo artificiale. Ovviamente poi sotto è riportato il codice del colore e il nome, in questo caso, di Paint Comber, cioè il modello che abbiamo davanti. Si finisce con la scritta DTD e dove è scritto chiaramente che questo artificiale è interamente prodotto in Europa, ovvero in Croazia. Io ringrazio sempre per questi splendidi artificiali la ditta DTD, che sovente, quando ci sono le novità, mi invia i prodotti, e ringrazio l'importatore Sudpesca che contribuisce a darmi materiale e supporto per poter collaudare e testare questi nuovi prodotti. A breve vedremo anche un nuovo video su quello che tutti aspettano da tantissimo, ovvero il full black ballistic, il ballistic nero. A presto ragazzi, e seguitemi sempre sul mio canale YouTube Aging Guru Channel TV. Cliccate la campanellina, restate aggiornati e vedrete sempre tutte le novità che DTD propone per noi pescatori di aging. Ciao, buona giornata!